Allora, qui si sta facendo notte e boh, non sta succedendo niente. Io sto continuando a girare per l'isolotto perché qui li avevo visti, quindi qui speravo di riaddocchiarli, ma forse no, forse questa cosa che compaiono di notte me la sono inventata io. E niente. Lo so, provo a dare un'occhiata qua intorno. Vediamo se vediamo qualcosa di strano. Anche se vedere qualcosa di normale su Ark la vedo dura. Proviamo ad andare anche a vedere sulla spiaggia dove abbiamo la trappola, cioè lì vicino dove abbiamo la trappola. Che magari fossero lì, sai, schifo non fa. Cos'è? Eccoli! 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 Sono questi qua! Sono questi qua! Aspetta, c'è anche un Deinonychus normale? No. Non è che sono i Deinonychus normali, diciamo, che di notte si trasformano. No, secondo me sono Deinonychus che compaiono solo di notte. Allora, aspetta, li ho visti, erano qui. Aspetta che ho parcheggiato troppo più avanti, non li vedo più. C'è troppa roba qui. Lo so che c'hai freddo, Ginetto, porta pazienza. Eccoli laggiù, quelle strisce blu, le vedete? Sono loro. Aspetta. Che non si vede una cippa lippa di niente. Ce l'hanno con un triceratopo, questo è chiaro. Stanno avendola meglio su un triceratopo, anche questo è molto chiaro. Se ora si spostassero. Ecco, aspetta che si spostano. Da Night Deino qualcosa. Allora, io non so, proviamo a catturarli. E se sì, con Crypto riuscirò ad acchiapparli per portarmeli via. Sì, però mi farà malissimo. Ok, non importa, non importa. Dov'è la trappola? Dov'è la trappola? Non mi ricordo dove ho messo la trappola. No, poi di notte è un casino orientarsi. Come cribbio faccio? Aspetta. Forse era per di qua, forse era per di qua. Guarda la striscia blu che lascia, cioè. Aia, è ora rossa del nostro sangue. Maledetto, aspetta, forse era di qua la trappola. Sì, guarda che c'è un altro lì! C'è un altro lì! Io non ho visto neanche che livello sia questo, peraltro. Lo voglio e basta. Poi gli altri vedremo il livello. Io intanto questo lo voglio. Sì, ci siamo. Ci siamo. La trappola è qui. Ci ho pensato a farla prima questa cosa di acchiapparli con Crypto. Era qui la trappola, dov'è? Secondo me ci sono passata davanti e non la vedo. Devo mettere un po' di lucine, magari. Ginetto ci sta morendo congelato. Per fortuna il Deinonychus ogni tanto si placa. Eccola qui la trappola, eccola qui. Porca miseria che non si vede. Ah, l'ho preso? Sì. Aspetta che l'ho centrato. No, no, speravo di sì. Invece no, guarda come va via. Velocissimo. È sparito, è sparito. No, aspetta, aspetta, lo voglio riacchiappare. Lo voglio richiappare, lo rivoglio. È mio, è mio, mio, mio Deinonychus, mio Deinonychus. Non è facilissimo beccare la trappola. No, l'ho persa di nuovo. Dove sei? Dove sei, trappola? Al buio. Se aspetto che faccia giorno, però ho paura che scompaia. Ok, è qui. Qui. La trappola è qui. Ok, aspetta, aspetta che faccio la manovra. Ho paura che se aspetto che faccia giorno per vedere dov'è la trappola, questi spariscono. Perché secondo me, ripeto, prima non li abbiamo visti. Ho mancato la trappola. Prima non li abbiamo visti. Perché secondo me era giorno. E ripeto, magari è il Deinonychus che si trasforma di notte, però non lo so. Vediamo. Sei finito nella mia trappola. Sei finito nella mia trappola. No, ma manca per una cippa. No, vedi che non è stata una bella idea quella di catturarli con Crypto. È più facile col grifo, ci facciamo seguire. Proprio facile di giorno. Poi mi basterebbe provare a tirar fuori i miei Deinonychus per vedere se di notte hanno questa forma. C'è! Aspetta, ti prego, dimmi che ce l'ho fatta. Sto facendo giri qua sopra da 30 anni ormai. Sì, grazie, alleluia, alleluia. Non è stata per niente una bella idea questa comunque. Ah, però è bellissimo da colpire al buio. È stupendo, è stupendo.
Guarda com'è tutto luminoso, che bellissimo! 131 livello! Oh, la peppetta! Che suono super incredibilmente fastidioso che fa, lo sto odiando veramente tantissimo, ma veramente tantissimissimissimo! E ci è andato giù, perfetto, non ci è voluto tanto, per fortuna. Ok, adesso ci vorrà pochissimo per addomesticarlo. Io a sto punto faccio la prova e vedo se siamo degli gnubi. E se il fatto che sia blu sia solo il fatto... No, no, sono due razze diverse, sono due razze diverse, lo sapevo, avevo ragione. Torna subito nella sfera poiché che non mi servi. Avevo ragione, quindi questi compaiono solo di notte. Ora voglio vedere addomesticato. Cioè, vero, compaiono solo di notte. Io li ho visti solo di notte. Vediamo se è addomesticato di giorno e mi sparisce. E soprattutto si può addomesticare. Forse questa è una domanda che ci dovevamo porre prima di fare tutto questo casino per buttarlo nella nostra gabbietta. E vabbè. Dai, ti prego, dimmi che ti puoi addomesticare, così ti vado a prendere subito un compagnuccio. E poi ce ne torniamo alla base. Sì, ti amo la follia. Però non ho più sfere poiché. C'è questo piccolo dettaglio. C'è un'idea genialissima. Guarda, allora. Equipaggia. Ups. No, perché crio? Oh no, è vero. Avevo più fatto spawnare il Deinonychus e non avevo visto. Oh, vabbè. Niente, aspettiamo che il grifo si svegli. Che gnubba. Un po' di concentrazione, Ambras, un po' di concentrazione. Allora, tu appeso fai schifo, ovviamente. Però riesci a saltare un pochino. Vediamo se riusciamo a uscire dalla trappola. Sì! Ma allora potevi uscire dalla trappola, perché non c'è? Vabbè, non importa, che domande faccio anch'io, cioè va bene così, pace fatta così. No, è di nuovo giorno, quindi dei Deinonychus che ho visto di là ora saranno spariti. Ascolta, aspetta, facciamo una cosa rapida. Allora, tu nella sfera poké, che non ti voglio assolutissimamente perdere, perché sei bello da far paura. Ok. Vediamo se la mia teoria è corretta. Aspettiamo un attimo che lui si svegli, il grifo. Intanto raccolgo un po' di baccucce magari. Ups, no. Così si sveglia prima. E poi andiamo a vedere se ci sono ancora quei Deinonychus Night che abbiamo visto poco fa, quando era ancora tutto buio. E se ci sono, li catturo subito. Ma non penso ci saranno. Penso sarà necessario aspettare nuovamente la notte. E dopodiché mi faccio la coppietta. Ok, dai, piano bellissimo, piano stupendissimo, sì, ci sono questi piccoli incidenti di percorso perché io non sto attenta ai dettagli, non sto attenta ai messaggi che compaiono sullo schermo, ho sempre fretta di fare le cose. Ok, allora, per voi sono passati tipo pochi millisecondi, per me è passata l'eternità, letteralmente dei giorni nella vita reale. Ho dovuto interrompere la partita, il gioco e niente, ora siamo tornati qui. Comunque Zenna si è svegliata, molto bene. E niente, quindi ora cosa facciamo? Nah, niente, siamo disidratati, bene, devo un attimo riprendere il punto della situazione. Allora, intanto facciamo bere Ginetto e dopodiché nulla, mi sa che io porto un pochino delle bestiacce che abbiamo nelle criocapsule, nelle sfere poiché già nella base, vado direttamente con Crypto, Zena lo lascio qua e anche il Quetzal, perché non è pensabile che io mi sposti con tutti loro. Mollo lì le bestiacce, libero tutte le sfere poiché e continuiamo con la cattura dei Deinonychus Night Crystal, non lo so, c'hanno un nome infinito ste bestie. Comunque sì, finiamo un attimino la caccia perché poi voglio fargli fare tutti i cuccioli. Ripeto, per me sono passati dei giorni, ho un attimo perso il punto della situazione, ma una cosa è molto chiara, dobbiamo aspettare che venga notte, fin qua ci siamo. E casa dovrebbe essere anche qua vicino, se non sbaglio, perché vedo che questa zona mi è familiare, sì? Sì, più o meno, va bene. Sì, mi sa che la base l'ho superata, casa mia dovrebbe essere qui, se compaiono tutte le cose, grazie, che mi stava per venire un infarto. Grazie, molto gentili. Ah, è vero che noi avevamo anche già il Quetzal Liquefied, me ne ero dimenticata. E questo è il figlio di
cripto, ok, sì, mamma mia, ho perso proprio totalmente la concezione del tempo. Allora, c'è un piccolissimissimissimo problema, ovvero, io ora ne libero uno, ta-dan, però per liberare gli altri devo aspettare questi 290 secondi, va bene, niente, aspetto poco, allora, nel frattempo, vediamo intanto se qua è tutto pronto. Ciao patatini, mi ero dimenticata di voi, abbiate pazienza. Vediamo se abbiamo tutto quello che ci serve per fare effettivamente schiudere le uova. Sì, qua c'è una carica tipo infinita, perfetto. Ok, dai, direi che ci siamo. Sì, devo solo aspettare per fare... Ah, sai che faccio? Aspetta, per non aspettare così in vano. C'ho tutte le creature sconclusionate, cioè sono messe tutte in maniera... Perché? Cos'è successo? Chi ci ha attaccato, ragazzi? Perché vi siete messi così? Che carino che è quel bronto. Scusa, non lo prendo, però. Sei un 17, che schifo. Però i colori sono bellissimi. Comunque, no, non perdiamo tempo. Abbiamo una marea di cose da fare. E io ho veramente pochissimo tempo per registrare. Spero di riuscire a finire l'episodio oggi. Vediamo di procurarci un pochino di dardi, un po' di tutto il materiale che ci può servire. E poi via di nuovo a caccia. Tipo qua non avevo messo dei dardi? No, in un'altra vita forse l'avevo fatto, ok. E mi ricordavo di sì, va bene, ok, come non detto. Vabbè, un po' di metallo c'è, dai, dovremmo riuscire a procurarci il necessario. Ma ora mi sorge un dubbio, se io lancio la bestia quella notturna, che succede? Muore? Vabbè, ascolta, prima o poi la dovrò togliere dalla sfera poche. Eccolo, ok. No, è vivo, no, ok. Perfetto, fa vedere. No, vabbè, che bellino che... E la pepetta, aspetta che c'è troppa gente qua. No, non in acqua. Dannazione. Se... Allora, come bestiolina è molto carina, cioè guardala, dai. Ma cosa gli succede poi? Cambia tipo colore a causa della luce? Non lo so, riflette. È stranissima, è molto bellina. Mi piacciono molto queste creature crystal, dico la verità. Però qua veramente è troppo affollato. C'è un casino, ci sono troppe scritte, non ci sto capendo più una mazza. Vabbè, due li abbiamo liberati, no? Basta. Cioè, ne prendo altri due e stop. Ne ho un'infinità. Sì, io mi sa che prendo altri due di questi knight e stop. Poi gli faccio fare un'infinità di cuccioli. Tu sei una femminuccia, perfetto. Quindi ci andiamo a cercare un maschietto e all'occorrenza un'altra femminuccia. Tu cosa mi sei? Un maschietto, ok. Ma altrimenti, scusa, se li libero tutti adesso, anche se sono addormentati, per quando torno spero siano svegli. O rischio che me li impappi qualcuno. O forse non ha senso porsi il problema. Semplicemente aspetto che passino ogni volta questi 200 secondi e ciccio. Dai, portiamo pazienza. Tanto sto aspettando che i mortai mi finiscano di fare un po' di polvere da sparo. Perché a quanto pare non ne avevo. Basta, non puoi avere sempre sete. Ginetto, hai rotto l'anima. Non ti sopporto più. Peraltro, non vorrei... parlare troppo in anticipo, ma ho visto che c'è una mod legata a un'altra mappa in realtà che si chiama tipo Titan, cioè tipo è una mappa in accesso anticipato, una cosa del genere. Non lo so, quasi così mi sa che la proviamo. E la proviamo con un altro personaggio. Questo caga, non è d'accordo. E ci creiamo un altro personaggio magari che non abbia sete ogni 5 secondi, tipo così, eh. Quanto siamo? Ah, no, dai, un po' di polvere c'è, perfetto. Oh, intanto il tempo è passato. Aspetta che me li voglio mettere tutti vicini, che non ho voglia di andarli poi a cercare. Poi giuro che farò una decina di episodi dedicata alla costruzione di recinti e casette per le varie creature, perché non ce la faccio più ad averle così in disordine. Cioè, proprio mi sale il crimine. No, ma scusa, di questi... Aspetta che tolgo. Allora... Di questi Deinonychus Crystal avevamo solo maschietti e una femminuccia di livello schifo. Perché questo è un livello 19. A me servirebbe un livello un pochino più altino per farli accoppiare. 19 non mi piace moltissimo, dico la verità.
Allora mi sa che ci dobbiamo prendere una femminuccia di un livello decente. Sì, sei d'accordo, vero? Guarda con che sguardo mi ha guardato. Tipo, sì, tizio, prendi una femminuccia di un livello decente. Cioè, guarda con che occhio mi guarda. Sì, lo faccio. Chi sei? Cosa vuoi da me? Via. Sì, direi che sono d'accordo anche loro sul fatto che ci serve una femminuccia di un livello decente. Quella con la sfera poké. Allora, io non capisco. Sarò io che non leggo la scritta. Non vedo dov'è che c'è scritto se è femmina o maschio, però non lo vedo. Ci sono tutti e due, cioè sia femmina che maschio, che vuol dire? Mi sta un po' prendendo in giro, secondo me, Archie, in sto periodo. Comunque, Ciccio, ascolta, dai. Dormi i tuoi sonni tranquilli. Ok, molto bene. Tu mi sei... Ah, una femmina 110. No, allora non serve, non serve. Ci prendiamo altri due di questi, dei Nonicus, Night, Shade, Lillo, bello. Ok, perfetto. Tu dormi tranquilla, no? Ragazzi, difendetela voi. Sì, vabbè, ok, ci siamo capiti. Anche perché è l'unica femminuccia di livello decente che ci abbiamo, quindi... Ok, allora... aspetta. Di là. Mi sembra. Fammi vedere la mappa. Per di qua. Non sono molto sicura. Vabbè, inizio ad andare per di là. Prima o poi troveremo il nostro Quetzal. E di conseguenza anche Xena. E di conseguenza anche la gabbia. E di conseguenza riusciremo a catturare gli altri Deinonychus. Se non si è capito, sono molto stanca oggi. Non sto ragionando proprio benissimo. Cioè, mi mancano proprio anche le parole. Che per me è strano, perché io parlo H24. Forse è per quello, le ho già usate tutte. Ah, vabbè, ma siamo proprio dietro casa. Non me ne ero resa conto. Molto bene. Cioè, quindi, Quetzal, tu sei qua, giusto? Mi fa venire gli infarti. Dov'è il Quetzal? Ah, è lì, perfetto. Quindi, se il Quetzal è lì, la nostra gabbietta è di qua. Che ore sono? Le 3 del pomeriggio, perfetto. Sì, non mi sono fatta tanti dardi narcotizzanti in più rispetto a prima. Alla fine, mi sa che ne ho fatti tipo una decina. Però va anche bene così, perché ho visto che non è che serva una quantità di dardi disumana per catturare ste bestiacce. No, aspetta, dov'è la mia gabbietta? Era di qua. Non sono proprio sicura, forse no. Ah sì! Molto bene, l'abbiamo ritrovata, quindi mo che faccio? Aspetto sera? Ah no, sai che posso fare di utile e intelligente? Mettere... Xena, che in questo momento ci mostra il suo lato migliore. Aspetta, ecco, facciamo a così. Lo rimetto nella sfera, così non ce l'ho tra i piedi e non rischio che mi mangi le bestiacce mentre le sto domesticando. Lillo, stai funzionando. Ok. C'è sempre un po' di ritardo la sfera poké, eh? O sono io che non vedo le lucine? Aspetta, ho visto roba rossa che si muoveva di là, o sbaglio? Sì, i John Deinonychus di quelli crystal. E se per passare il tempo mi pigliassi quello, se riesco a inquadrarlo, tipo per vedere il livello? Livello compare 48, è una femmina 48. Boh, non so se vale la pena perderci tempo, in effetti. Tempo, energie e risorse. O forse sì. Ma sì, dai, finiamo di farci l'esercito mentre attendiamo che arrivi la sera, perché no? Ora aspetta che c'è di nuovo la parte divertente dove devo riuscire a centrare la gabbia. Ok, molto piano, molto piano. Ce l'ho fatta, non vedo, non ho visto niente, non so se ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta? No, ovviamente no, chiaro che no. Perché quando mai sì? Quando mai alla prima? Alberi, vi dovete togliere dalle scatole. Via, via, ora distruggo tutto qua. Ciao Lillo, scusami. Sì, lo so che non è molto piacevole farsi questi voli con cripto che ti trasporta e poi ti lancia nella gabbia, però porta pazienza. Anche per me non è la cosa più facile e più divertente del mondo. Cribbio, non ci credo che è rimasto proprio sul bordo. Perché ci abbiamo sta mira del Menga tra me e Ginetto? E ora non vedo neanche più dov'è il Deinonychus. Ah, è lì dietro. Però io potrei fare una cosa. Ah no, guarda, sei già accorto di noi, molto bene. Ok, temevo ci mettesse molto più tempo. Allora, vieni qua, guarda. Così, così. Perfetto, amici come prima, ottimo. Senza colpo ferire, molto bene. Allora, tu Crypto, ora stai buono qua per cortesia. Non farmelo fuori, non ti innervosire, non ti arrabbiare. Va tutto bene.
già fuggendo, ti ho tirato tre dardi, proprio tre di numero. Ah, va bene, ok. Non è che ci ha fatto perdere poi così tanto tempo e poi così tanti dardi. Ci dovremmo mettere poco, su. Quante sfere libere abbiamo? Una per questa qui, quindi altri tre dei Nonicus Knight possiamo prenderci. Ah, quindi potrei fare un altro maschietto e altre due femminucce. Ci piace, sì, mi piace. Ma ti devo dare anche Narco, perché secondo me non sono necessari, però. Vabbè. Niente, mo si aspetta, non si può fare altro. No, 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 non ti, ora ti faccio morire disidratato. Ora ti faccio morire disidratato, perché non è possibile che tu abbia sete con tutta questa frequenza. Fa caldo, tutto quello che vuoi, però non è normale. Cioè, dobbiamo farci visitare, Ginetto, c'è qualcosa che non va. Aspetta, aspetta, aspetta. No, non lo voglio chiamare Zero. Oddio, anche se... Perché no? Zero. Ok, ciao Lillo. Scusami, no, non ci presentiamo nemmeno. Abbi pazienza, sono di corsa. No, in realtà no, perché devo aspettare che faccia notte. Però, ciao, che bel musetto che c'hai. Sì, non mi guardare così, scusa, che ti metto subito nella sfera. Ok, però un livello 71. Ci piace. Ok, dai, sta iniziando a calare il sole, arrivano le tenebre, vediamo se riusci. Sì, eccoli qua, guardali che sono già qui. Guardali, bellini, bellini con la loro scia. Ah, quindi non compaiono solo quando c'è proprio buio totale. All'imbrunire. Molto bene, allora aspetta che devo cercare di inquadrarli per il livello. Quello è un 131 maschio, ci piace. Un 131 maschio, molto bene. Laggiù che abbiamo? Un altro maschio, 87. Una femminuccia, no? No, sono maschi, dai. Di nuovo la sagra della salsiccia. Ma perché? Vabbè, intanto un altro maschio ci serve. Ah, tu cosa sei? Aspetta, 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 aspetta. Ti prego, femminuccia, femminuccia. 52? Femmina, però 52. E tu dici, accontentati. Sì, hai ragione. Meglio di niente, però preferivo averne un paio di livello un pochino più alto. Visto che anche così semplice, ora ho parlato troppo presto, però visto che è abbastanza semplice catturarli. Ma se io li acchiappassi uno a uno, me li avvicinassi alla gabbia, li facessi arrabbiare, poi mi facessi seguire all'interno della gabbia senza fare 30.000 tentativi per centrare suddetta gabbia, potrebbe funzionare. Allora, vorrei il 131 come prima cosa. Quindi tu. No, non l'ho preso, non l'ho preso, non l'ho preso, non l'ho preso. Però so chi è, so chi è, so chi è. Aspetta, 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 aspetta. Ti ho visto, sei tu, sei tu, sei tu. E fatti catturare, Cribbio, cacchio. No, niente. Chi? Cosa? Ma sono stati loro a colpirmi? Ma maledetti, cioè, ma io vi volevo adottare. Che brutte bestie selvatiche. Però non ve ne dovete andare così a casino, ragazzi. Mi servite... No, niente, stanno fisso correndo, stanno inseguendo la qualunque, ste bestie. Incazzosette, ok. Vabbè, io ne prendo una a casa a sto punto, abbi pazienza. No, aspetta che ci passo di nuovo io, aspetta che ci passo di nuovo io, non c'entro niente in sta faida, ecco appunto. Allora, ragazzi, parliamoci, parliamoci chiaro. 131, no, non sei tu. Sei... non vi muovete in continuazione, vi odio moltissimo. Allora, ciò che acchiappo, acchiappo, non me ne frega niente. Non ho acchiappato nulla. Mi prendo solo colpi da ste creature io. Ah, alleluia, una presa, molto bene. E non ti innervosire così, però stai calmino. Allora, aspetta, 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 dove è la gabbia, dove è la gabbia, dove è la gabbia. Sì, però la scia che lasciano è stranissima. Cioè, sembra che abbiamo il turbo. Mi sta pestando malamente, povero Crypto, che deve subire tutto ciò. Sei calmato? Siamo amici? Ok. Aspetta, aspetta. Vediamo se ce l'ho. No, no, ovviamente non ce l'ho fatta. È ovvio. Era ovvio che non ce l'avrei fatta. Però usiamo la nostra tecnica di prima. Io scendo così, lui si arrabbia, mi segue. Molto bene. E facciamo questo giochino. Ok, vai, entra. Perfetto, molto bene. Uno c'è. Andiamo a pigliarci gli altri. Sì, no, li butto dentro tutti insieme. Faccio un pento, un minestrone di Deinonychus, perché non è che posso stare a fermarmi ogni 30 secondi. Allora, ascolta, io ne acchiappo tutti quelli che posso. Cioè, tipo, tutti quelli che vedo. Questa dovrebbe essere la femminuccia 48. Ci accontentiamo momentaneamente, giusto per avere una femminuccia per farli accoppiare, perché io non ho intenzione di passare un'altra notte qua. Voglio i cuccioli, punto.
Vediamo se riusciamo, vediamo se riusciamo. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Sei dentro, non l'ho visto, non l'ho visto, non ho visto. Non, ovvio che non è dentro, ovvio. Quando mai che ci azzecco? Quando mai che riesco a prendere bene la mira? Ciao. Ciao. Sì? Sì? Bravo, ok, si è accorto, molto bene. Ce n'è anche un altro qua dietro. Ora do un'occhiata e voglio vedere che livello mi è. Aspetta, aspetta. No, no, cosa stai facendo tu che stai colpendo cose? Aspetta, scusate, ho preso male la mira che stavo vedendo. Mi sta distruggendo la gabbia. Ma ce la può fare? Vieni, vieni, vieni. Così, così, così. Ho sbagliato tantissimo, scusami. Ah no, c'è finita. No, non c'è finita per niente. Cribbio. Vabbè, a sto punto fammi vedere se riesco. Cripto, cripto, no, 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 non fare così. La devi smettere, ti devi dare una calmata molto, molto velocemente. Ma ce n'è più di uno che mi sta dando la caccia. Aspetta, 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 aspetta. Ho visto che ce n'è uno che mi segue che non è di quelli che ho attirato io. Ma mi stanno distruggendo tutto. Mi sa che mi hanno già distrutto una rampa. Vabbè, vediamo se riesco tipo a colpirli da qua. Io non so che livello siano, non so se siano maschi, femmine. C'è un maschio all'interno, ok, fin lì chiaro. Però per il resto... Aspetta, sento gente che corre. E la Peppa! No vabbè, ma un'invasione. No no, abbiamo sbagliato serata per fare questa cosa. Abbiamo sbagliato decisamente serata. Femmina 52, ok, mi può piacere. Mi potrebbe interessare. Sì, gli altri li ho fatti fuori perché tanto quelli che stavano attaccando la gabbia sono di un livello schifo, era tipo livello 13. Ovviamente no, no, ovviamente no, Lilla, giusto, giusto, scusa. Aspetta, ci posso riprovare, faccio un ultimo tentativo, te lo giuro, uno. E poi mi faccio seguire. No, aspetta, aspetta, però, visto che è solo un tentativo, facciamolo bene. Ma se io li sto addomesticando e nel frattempo, tipo, loro non si sono ancora addormentati e arriva il giorno, che succede? Ci sei? Oh sì, dai! Dai, aspetta che due sono riuscita a infilarli nella gabbia. E cioè, loro spariscono mentre io gli sto sparando, quindi ho perso dardi, ho consumato cose. Ora, Crypto io presumo sarà arrabbiatissimo, quindi... Che l'hanno colpito come se non ci fosse un domani. Quindi aspetta, proviamo a posizionarci qua. Io continuo a vedere scie ovunque. Mi sa che siamo circondati da Deinonychus. Ho paura sinceramente a scendere da Crypto perché mi attaccheranno tutti insieme. A Crypto, sei calmo? Ti sei tranquillizzato? Sembra di sì. Stai buono, ok? Tutto bene? Sì, benissimo. Ok, ciao patatini. Lo so, non è piacevole. Non lo è mai. Io temo di essere veramente circondata da queste creature e che adesso tipo mi attaccheranno in branco e noi ci moriremo 3 o 4 volte di fila. Ciao. Guarda che bellino con la testolina che spunta. Oddio. No vabbè, ma le scie che lasciano di notte sono qualcosa di spettacolare. Li adoro. Appena abbiamo un bel branco con anche i cuccioli, magari dopo che li abbiamo fatti crescere, mi voglio fare questa scampagnata notturna con solo ste creature. Cioè guarda, illuminano a giorno. Ups, scusa, scusa, aspetta, aspetta, hai ragione, eri già svenuto, scusa. E l'altro però no, ok. L'altro ancora sveglio, aspetta. L'altro è un 131, ci vorrà un po' di più. Però nel frattempo questo non si sveglia, vero? Perché mi ricordo che si svegliavano abbastanza rapidamente. Vediamo se riesco. No, non riesco ad accedere all'inventario. Ti prego, ti vorrei dare cibo io. Ti prego, ti prego. No, sì, aspetta. Prima che si avvicini l'altro a uccidermi, ok. Sì, ok, è di qua. Ciao. Ma guarda che bellino. No, ma poi questo è un 131, cioè parliamone. C'è anche già il cuoricino, cioè già innamorato della signorina che è svenuta lì. Non approfittarne, Lillo, solo perché è svenuta. Facciamo i gentiluomini. No, sta sorgendo il sole, sta sorgendo il sole, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Manco fossero dei vampiri, capito? Ti prego, svienici, ok, una si è addomesticata, no, e adesso si picchieranno malamente. C'è svenuto. Che culo, si è svegliato l'altro e questo ci è svenuto. Ci è andata solo bene, per una volta, per una volta. Grazie Ark, che forse non ci odi poi così tanto ogni tanto. Hai avuto un po' di pietà, di la verità. Allora, scusate che ho paura che questi mi spariscano, quindi intanto questo lo metto nella sfera poiché.
No, Lillo, devi... devi entrare nella sfera. Tizio, entra nella sfera poiché per cortesia... Grazie, oh. Ok, dovrebbe volerci poco per addomesticare anche questa. Questo, scusi. È un maschietto. E... ma che faccio? Mollo così? Ne ho tre. Uno, due. Il tre che sto per prendere. Quattro che c'è di là. Però mi sa che ho tre maschi. Ah no, ma questo non è Night. Oh, dannazione. Ma quindi devo aspettare un'altra notte? No, io li faccio copiare adesso, non ne ho voglia di aspettare. Poi se mai... ciao, W. Ok, ti chiameremo W. Porta pazienza anche tu. No, W, porta pazienza anche tu. Sì, sei bellissimo. Sei bellissimo e mi stai illuminando d'immenso, non ci vedo niente. Ok. Cuccioli, cuccioli, dai, basta cuccioli, voglio i cuccioli. Le priorità. La priorità al momento sono i cuccioli e poi semmai torno a farmi un'altra scorta di Deinonychus, però un altro giorno. Comunque ridendo e scherzando, Crypto, cioè un po' di vita gliel'hanno tolta, eh. Cioè sono fetentini ste bestioline. Carine, adorabili, però fetenti. Io continuo a perdermi casa perché, come vedete, non compare finché non sono a mezzo metro di distanza. Ok. Si è svegliata intanto la signorina? Sì, mi sembra che siano tutti svegli qui. Ok, allora, aspetta. Via scritte perché sto sclerando male. No, no, non volevo sparare a nessuno. Iniziamo a liberare un po' di Deinonychus. E io intanto passo il tempo tra... una svegliata all'altra, cioè mentre aspetto che passi il tempo per poterli togliere dalle sfere poche senza che si addormentino, io mi sa che faccio un po' di pulizia. Cioè, pulizia nel senso che sposto un po' le bestie, perché non ne posso più di sto casino. Facciamo un po' d'ordine. Cioè, maricondiamo Ark, facciamo... non so se conoscete Marie Kondo, la... quella ragazza giapponese che insegna come organizzarsi la casa. E ecco, facciamo la stessa cosa su Ark. Seguiamo le sue tecniche per spostare le creaturine. Mi stai seguendo? Sì. Molto brava a terra. Che bravina che sei. Non come gli altri volatili che ci vedo. Guarda che amore. No vabbè, scusa, io mi ero dimenticata che tu fossi così bella. Cioè, ma guarda che occhioni. Guarda che musetto sbaciucchino. Oh mio Dio. Cioè, signori grifoni, anche voi ve ne potete andare tipo qui. Io ovviamente non so più chi è figlio di chi, dovrei andare a vedere le informazioni di tutte le creature. Ma scusa, ma i grifoni li avevamo presi tutti rosa? Rosa e viola. Ok, ma magari poi ci andiamo a cercare anche un altro colore, eh. Ok, allora un po' di spazio qua c'è. Scusate ragazzine bellissime, potreste... ah no, aspetta, te posso cavalcarti? Ce la fai a volare con me che sono stracarica? Sì, ma che bravina. Molto molto bene, aspetta. E ora vediamo di farci seguire da questo e libero un po' di spazio qui perché davvero non ne posso assolutissimamente più. No, perché ti sei addormentato? Oh, non è finito il tempo, cribbio cacchio. Oh, damnation. Sei maschio o femmina? Il maschio 196, l'altro maschio Knight, che cosa mi era? No, tu sei una femmina 196. Eh no, allora voglio far accoppiare voi due, scusate. Quindi tu ti devi svegliare tipo subito. Oh, guarda come dorme carino, tutto accovacciato, che bellino. Ti devi svegliare. No, mi servono bacche. Dov'è la bestia grande? Laggiù, il bronto. La bestia grande. Cioè, capito? Il bronto, la bestia grande. Avete capito quando dico mi mancano le parole? La bestia grande. Ed è di nuovo disidratato, Ginetto, perché quando mai no? Ne abbiamo di quelle, dai, le pilloline. Ok, queste. Per svegliare le bestie. Grazie. Bevi, Ginetto, bevi. Un giorno ti affogherò in una pozzanghera, ti affogo. Vediamo se poi hai ancora sete. Allora, vediamo di mettergli un po' di questo. No, no, aspetta, questo è il mio inventario. Non ce la possiamo farcela, eh. Tipo così, e ora gliele faccio mangiare a forza. Sì,
sì, negli ultimi episodi non ci è andata molto bene con la questione crionausea delle creature. Cioè, praticamente ho passato le ultime ore ad aspettare che si svegliassero tutte le creature, perché mi dimenticavo di aspettare il tempo prima di toglierlo dalle criocapsule. Cioè, non è sano, non è normale questa cosa. No, ti prego, svegliati. Non ci puoi mettere così tanto a svegliarti, ti prego. Dai, che non posso passare l'eternità qui. Oh, per la peppetta. Ok, c'ho l'idea, aspetta, che c'ho l'idea geniale. C'ho l'idea geniale. Allora, aspetta, chi è che aveva la sella? Qualcuno aveva la sella? Tu hai la sella? Tu non hai la sella. Io un paio di selle le ho fatte, però. Ok, tu sì. Ok, e ti metto qui. Molto bene, dammi la sella. Grazie, molto gentile. Però io ne avevo fatte un paio di selle. Anche tu hai la sella, molto bene. Allora, mettiamo questo qui. Molto bene. Allora, tu cosa mi sei? Aspetta, livello 190, maschio. Ok, mi serve una femminuccia di un livello decente. Lei chi è? No, lei è un maschietto. Nope. Lei mi è una femminuccia 110. Mi va molto bene. Allora, ci portiamo avanti col lavoro mentre quella dorme. Non vogliamo approfittarci di lei. Non è che li faccio accoppiare mentre dorme, per carità. Facciamo accoppiare questi due che sono svegli, vigili, sani, in forma. Sono bellissimi. Mio Dio, che colori che hanno. Allora, abilita accoppiamento. Abilita accoppiamento. Vediamo se si vogliono molto bene. Se vanno d'accordo. Non vedo cosine, non vedo cosine, perché non vedo cuoricini, perché non ho attivato le informazioni. Sì, si stanno accoppiando, molto bene. 9%, ci mettono un pochino. Lentini, signori, lentini. Come al solito, ovviamente, io mi metto a far nascere una cinquantina di cuccioli contemporaneamente, quindi poi ci sarà il delirio e dovrò correre da una parte all'altra come una deficiente. E questa lentezza esasperante, scusami. Ah, ma tu sei una Nightshade, quella lì? Allora ti devo far accoppiare con questo. Oddio, la lentezza però, aspetta. Così così gli aumentiamo un po' il peso alla signorina. Oh, ce la possiamo fare. Molto bene. Sì. Ah, bene. Pensavo di essere rimasta incastrata come al solito tra i dinosauri. Allora, abilita accoppiamento. Anche te. Abilita accoppiamento. E ci siamo. Pronta ad accoppiarsi. Pronta ad accoppiarsi, ma non si accoppiano. Perché? Nightshade. Nightshade, sì, siete una femminuccia e... Ah, no, è un'altra femminuccia. Scusate, colpa mia, errore mio. Ah, aspetta. Sta per arrivare l'ovetto. Sta per arrivare il primo ovetto. Sta per arrivare. Eccolo. Aspetta. No, che bellino. Guardalo con tutti i cristalli. Aspetta, lo guardiamo meglio qua dentro. Io non ho preparato una cipa lippa perché sono una gnuba. Ho solo controllato che fossero funzionanti. Allora, partiamo con solo un paio, perché come sempre il rumore che emettono questi cosi non è snervante, no. Ti fa solo venire voglia di uccidere e dare fuoco al mondo. Ok. Tre, secondo me tre, possono essere più che sufficienti. Non mangiartelo, lascialo lì, molto bene. Ora posso ammirare questo vetro in tutta la sua maestosità e bellezza. Oh, ma guardalo che bellino, c'ha tutte le lucine, c'ha i cristallini. Stupendo, adoro. Incubazione dell'uovo, ok. No, troppo freddo, come troppo freddo? Aspetta, ti accetto cose. Aspetta, non morirmi di freddo, per carità. Ok, ora. Ancora troppo freddo, un po' ti odio. Cioè, ma li devo accendere davvero tutti? Povere le mie orecchie. Perché Ark non ha pietà per le mie orecchie? Te li accendo tutti e se non ti va bene per me possiamo anche farti tipo fritto oppure sodo, non lo so. Non ho intenzione di costruirne altri, anche perché il rumore non sarebbe insopportabile di più. Già adesso non ci sento una cipa lipa. Ok, hai freddo? Hai ancora freddo? Ah, incubazione, grazie. La minaccia è servita a qualcosa? 33 minuti. Ah, 33 minuti sono tanti però. E vabbè, niente, aspettiamo però, magari, aspetta, mi metto una sveglia e poi aspettiamo fuori di qui. 33 minuti, se mi muori mi arrabbio molto, sappitelo. Ok,
Quindi vedi di farti andare bene questi condizionatori che ti ho acceso, ok? No, via, via, lontano, 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 più lontano possibile da questo suono. Ah, le orecchie, le mie povere orecchie. Aspetta, io qua sopra avevo fatto una specie di stalla, giusto? Doveva essere un magazzino in realtà. C'è un optero compenetrato malissimo. Però potremmo metterci qualche creaturina. Cioè, tipo, aspetta. Tipo queste ci potrebbero stare. Forse no. Forse sono troppo grandi e ingombranti. O forse... un paio sì! Un paio sì. No, sì, no, non gli piace molto. No, 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 no. No, aspetta, ci stiamo incastrando malissimo. Ok. Ok. Sì, non è parcheggiata proprio benissimo da 110 lode, però ci accontentiamo. Ok, dai, una è posizionata lì, molto bene. La signorina sta ancora dormendo qua? No. Il signorino, mi scusi, non volevo offendere. Allora, aspetta che io voglio, visto che ci vuole tra così tanto tempo, peraltro, voglio avvicinare, aspetta, qui serve la sella, il Deinonychus, questo qua Crystal Knight, sono tutti Crystal, questo bellino di un bel livello importante, alle signorine di là, così li facciamo accoppiare. Allora, abbiamo una 77 e una 196, allora facciamo che ci mettiamo vicino a questa signorina. Secondo me siete una bellissima coppia. E lei, guardi, mi spiace, non si offenda, ma vista anche la lentezza esasperante con la quale si muove, la allontano e facciamo accoppiare quei due. Femmina 196, maschio 196, benissimo. Benissimo, abilità accoppiamento. Quindi ora anche voi vi state accoppiando. Sì, perfetto, così a breve avremo anche l'ovetto dei Nightshade, dei Noqual, quello che sono, e ce li facciamo schiudere contemporaneamente almeno due. E poi gli altri non mi ricordo chi posso far accoppiare con chi, perché non mi ricordo se abbiamo preso maschi o femmine. Probabilmente queste sono tutte femmine, quindi nulla. Maschietti, siete contenti? Non è più la sagra della salsiccia. Abbiamo un sacco di femminucce, contenti? Yeah! Aspetta, ma c'è già l'ovetto qua sotto? C'è, non me ne ero accorta, porca puzzolina, ti prego dimmi che... non hai sofferto troppo. Aspetta. Aspetta, stavamo per dimenticare una cosa fondamentale, super importante. Guarda come super sbrilluccicano ste creature. Che belle, medio quanto sono belle. Allora, disabilitiamo l'accoppiamento immediatamente, proprio subito. Per ora facciamo nascere solamente questi due ovetti, perché non penso di essere in grado oggi di gestire una quantità di cuccioli, almeno la quantità di cuccioli che io avevo in mente. Ok, perfetto, ci siamo. Allora, Lillo, a te quanto manca? 25 minuti per la peppetta. Allora, lascia. Perfetto, tu stai bene. Sì, incubazione 33 minuti, benissimo. Quindi noi ora... ma sono uguali gli ovetti, scusa. Sì, ma abbi pazienza, non dovreste essere... ovetti di creature diverse, siete uguali identici, cioè avete persino le venature uguali. Vabbè, speravo di vedere qualcosa di un po' diverso. Ma aspetta che a me sorge un dubbio. Deinonychus Crystal, ok. E Deinonychus Crystal. Ah, Nightshade, perfetto. Ah, ok, sotto vedevo le informazioni. No, mi stavo chiedendo, ma non è che ho fatto accoppiare gli stessi? Perché nel frattempo io ho dovuto di nuovo interrompere il gioco e poi ripigliarlo a distanza di ore. Al momento le registrazioni di Ark sono un pochino a goccia, ecco. Quindi ogni volta riprendere il punto della situazione non è facilissimo. E temevo di aver fatto accoppiare due volte le stesse creature. Invece no, è andata bene. Ciao, sei bellissimo. Troppo bellissimo. Va bene, comunque, adesso bando alle ciance. Dobbiamo attendere semplicemente che gli ovetti si schiudano. Quindi io ora metterò una sveglia a 20 minuti, perché voglio godermi la nascita, la schiusa degli ovetti. Cerco un attimo di capire come sistemare un po' meglio queste bestie nei prossimi giorni. E poi niente, vediamo la schiusa dell'uovo e poi basta, la finiamo qua, perché oggi non posso andare oltre. aiuto, io mi è suonata la sveglia. No, fammi entrare, ovetto, avevo lasciato la porta aperta, dannazione. Ok. 23 secondi, ok, faccio intanto chiudere la porta, se ci sbrighiamo si ginetto. Please, nasci! Fammi togliere tutte le scritte, che voglio vedere questo cucciolo in tutta la sua meraviglia!
cristallosa meraviglia e splendore. E splendezza. Dai, please. Dai, please. Schiuditi. Sì, eccolo. Ciao, cucciolo. Sei minuscolissimo. Aspetta che ti do papà. Ho preso l'altro uovo. Vabbè. Sì, sì, imprintato. Ok, aspetta che ti volevo dare... Ti vorrei dare papà. Grazie. Dovrebbe mangiare questi, se non ricordo male. Ciao, patatino. Aspetta che ora rimetto fuori il tuo fratellino. Oddio, ciao, pugiolo. Siccome sei arrabbiatissimo con tutte le creature del mondo, vero? Si vede dallo sguardo, è già cattivissimo, arrabbiatissimo. Bello, pucciolino. Allora, aspetta che rimetto lui a chi? Spero non abbia patito troppo il fatto di essere stato rimosso. Quanto ti manca a te, peraltro? 7 minuti, vabbè, dai, dai, non è tanto, non è tanto. Oh, ma dai, piccolo pucciolo. Oh, che carino, sta pappando. Molto bene, molto bene. Io non ho tantissimi cristalli ancora. Ne ho fatti qualcuno, ne ho fatto qualcuno nel frattempo, ma non molti. Quindi forse è anche un bene che facciamo schiudere solamente 2 ovetti, perché non ho più pappa per voi, puccioli. No, vabbè, ma guarda quanto è minuscolo. No, ma scusa, in proporzione. No, guardalo, ma rispetto al ginetto è niente, cioè è un piccione. Forse un piccione più grande. Poi guarda come ci guarda stranito. Tipo, tu che vuoi? Ciao, sì, mangia tranquillo, ok, perfetto. E quindi, no, niente, io adesso, cosa c'è qua? Qualcosa che compenetra male, un cristallo, roba che compenetra male. Ma è un cristallo azzurro, è il cristallo di un ovetto? No, no, ci sono fiori sotto, c'è roba sotto, ok. Cici, please, anche tu però, io non ho l'eternità, cioè dovrei chiudere questo episodio che è stato un parto peraltro, cioè letteralmente un parto, non solo perché ci sono dei cuccioli, ma perché l'ho dovuto fare a rate, è stato fastidiosissimo, cioè non fastidiosissimo il gioco, per carità, è sempre bello e divertente, è stato fastidiosissimo dover interrompere tipo ogni 30 minuti di registrazione perché c'era qualcosa da fare, qualcuno mi chiamava, dovevo correre da quella parte, dovevo correre al lavoro. Oh mamma mia, il prossimo episodio sinceramente ho intenzione di prendermi tipo un pomeriggio intero dove spengo il cellulare, spengo tutto, per il mondo non esisto e me lo registro tutto in una botta sola, registro e monto, così magari ve lo faccio avere la prossima settimana e non dobbiamo aspettare un altro mese prima di chiacchierare ancora e di andare a caccia su Ark e vedere quali terribili cose ci attendono. Peraltro mi avete chiesto di catturare alcune creaturine che sì, voglio assolutamente andare a catturare, però sono indecisa se andare... Si interrompere momentaneamente la cattura delle creature Crystal. Nel frattempo osserviamo l'ovetto. Io sono a braccia incrociate a chiacchierare con voi mentre aspetto che quest'uovo si schiuda. E dicevo, non so se interrompere un attimino magari la cattura delle creature Crystal e, però guarda quanto sono belle, quindi non lo so. E andare a prenderci queste altre creature. Mi avete chiesto il Calicotherium, se non sbaglio, la Fenice. Peraltro vi ringrazio che ogni tanto mi scrivete tipo, ci fai il tutorial per... Sì, cioè nel senso, io faccio il video, però non prendetelo proprio come un tutorial, perché nel senso, sono la persona più disorganizzata del mondo. Cioè non mi sento proprio in grado di fare un tutorial su Ark, magari su altre cose, ma su Ark proprio no. Ho ancora tanto da imparare su questo mondo. Ah, cosa? No, pensavo si fosse schiuso, quanto ti manca? 4 minuti, ok, va bene, dai, aspettiamo qua pazientemente. Vabbè, non so se chiacchierare per 4 minuti mentre guardiamo questo vetto, quindi immagine fissa, la codina scodinzolante della bestiolina, che a me sembra già cresciuta così in pochi secondi. Guarda lì fuori mamma e papà come guardano delle vetrine, non sembra tipo tipo negli ospedali vecchio stile che mettevano, c'erano le vetrate con tutti i bambini, non so se lo facciano ancora sinceramente, con tutti i bambini dietro la vetrata messi uno a fianco all'altro nelle loro culle. E i genitori tutti attaccati ai vetri che guardano e osservano i cuccioli, cioè i cuccioli bambini, i cuccioli di essere umano. E ecco, mi sembra una scena molto simile questa con i Deinonychus. Ciao mamma e papà, ciao, sì, tutto bene, sì, non vi preoccupate, è andato tutto bene, lo vedete, una si è schiusa, l'altra sta per arrivare, ma l'altro non è vostro, voi non ve ne frega una mazza, vero, è di quelli là dietro. Oh, ce la faccio a spostare gli altri? No, non ce la faccio, dai, non voglio rischiare di far morire sta creaturina solo perché adesso mi è venuta la bazza di prendere gli altri e metterli qua davanti al vetro, genitori che controllano. No, dai, mi sembra una cavolata immane. Comunque, vi dicevo, mi sa che proverò a catturare quelle creaturine. La Fenice non ho idea di da dove partire. Cioè, non ricordo neanche di essermi mai informato, di aver mai visto come si cattura una Fenice. Però... lo prepariamo, no problema, ci penso io, ok? Adesso mi informo, leggo, studio, faccio e poi incrociamo le dita e preghiamo di riuscirci a farcela. Per il Calicotherium, se non sbaglio, serviva la birra.
Quindi, Ginetto, vai di aperitivo. Cioè, appena si schiude l'ovetto, ci prepariamo un aperitivino, birrette spritz, e poi andiamo a caccia belli allegrotti del Calicoterium, magari. Perché no, perché no? Così così lo faccio, dai. Ho di nuovo raccolto l'uovo per sbaglio, però a sto giro si è posizionato dritto, guarda, in piedi, che carino. Sono i 4 minuti più lunghi della mia vita. Mi sto mortalmente annoiando in questo momento. E io detesto annoiarmi, come presumibilmente la maggior parte delle persone, anche se qualcuno suggerisce ogni tanto che un momento di noia possa far bene al cervello. Non lo so. Vabbè, in questo minuto e mezzo che manca, invece di parlarne alla fine, ne parlo ora mentre vediamo l'ovetto che è tutto sbrilluccica. E allora, come sapete, ho iniziato il lavoro in un bar nuovo, nel senso che ha aperto da pochissimo, da poche settimane, 3 settimane, e ovviamente siamo tipo solo in due, quindi è il delirio più totale, perché siamo aperti dalle 4 del mattino alle 9 di sera in due, potete immaginare la quantità di ore di lavoro che stiamo facendo. E al momento i turni non sono neanche del tutto stabiliti, quindi di nuovo, come potete immaginare, la mia difficoltà nel trovare il tempo di registrare, montare, programmare, organizzare ARC, diciamo, è limitato. Quindi, per cui, abbiate pietà, vi chiedo già scusa in anticipo, ma i video, come sta succedendo ultimamente, non usciranno con regolarità. Io, ragazzi, appena riesco a registrare e montare, vi pubblico tutto subito. Facciamo così, non mi faccio più un giorno prestabilito, perché sennò rischiamo di fare un video al mese. E sinceramente, la cosa non mi piace particolarmente. Ovetto, però, io sto parlando. Quanto ti manca? 20 secondi, grazie. Ok, no, mi sembrava di parlare da mezz'ora. Quindi, appena possibile, escono gli episodi. Man mano che li registro, li faccio, eccetera. E spero che la cosa no, non crei disturbo o fastidio a nessuno. 3, 2, 1, vai, Ovetto, please. Please, schiuditi. Ora ci arriva un cristallo nell'occhio. Ciao, pucciolo. Ciao, sì, ma potresti no, non mostrarci le chiappette? Ok, vabbè, intanto lo imprintiamo. Aspetta, gli do cibo? No, non volevo fare questo. Volevo fare questo, sì. Tieni, te li do tutti. Anzi, no, qualcuno lasciamelo, che forse l'altro ha ancora famina. E sì, se mi potessi, tipo, seguire un pochino. Guarda l'altro come è già cresciuto, cribbio. Mi puoi seguire un po' per di qua? No, volevo vederti in faccia io, ma vabbè. E questo ha già finito la pappa. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ma quindi devo andargli a procurare altro cibo, perché questo ora non si ciba da solo. No! No, c'è già la cosa, il segno della mangiatoia. Ok, bene, bene, molto bene, perché mi sa che non avevo materiali per fare altri cristalli. Volevo chiedergli al signorino, se non è di troppo disturbo, se per caso potesse girare le chiappette e mettersi. Ecco, bravo, perfetto, così. A posto così, pace fatta. Ciao, piccolo cucciolo di Deinonychus. Scusa, ma tu cosa mi sei? Un cucciolo di Crystal Deinonychus? Ma scusami, e tu? Giovane Crystal De. Ma non doveva essere Night questo? Diventa. Dovevo farlo schiudere di notte? No, mi sta venendo un dubbio amletico di quelli enormi. Però questi sono tutti e due Crystal e basta, non Night. Io volevo il Night. Poi è rosso, mi sa che non c'è nessuno rosso di là, dei tuoi genitori. Di chi sei figlio, Lillo? Che uovo ho rubato? Dove l'ho preso? Oh mio Dio. E no, vabbè, questa sinceramente non me l'aspettavo. Cioè, è come se da due genitori di una razza, tipo di cane, nascesse un cucciolo di gatto. Cioè, non ha molto senso questa cosa. Sì, anche tu sei confuso, immagino. Ti chiameremo Confuso, Confusino. E vabbè, niente cucciolo Night Crystal, allora. Sono due gemellini, sono nati da uova diverse, ma sono praticamente identici, quasi. Questo è un po' più rosso, quello un po' più scuro. E sta compenetrando malissimo con il pavimento, vedo. Che sì, lo vedo. Ciao, cucciolo. Sono rimasta un po' delusa, mi aspettavo. Ma scusa, no, aspetta, cibo ne hai, sì. Tenomas, oddio no, non ne ha tantissima. Io spero che tu inizi a mangiare molto in fretta dalla mangiatoia, perché sennò siamo messi malissimo. Io non ho altri cristalli da darti, tesoro. Ah, mangiatoia! Mangiatoia! Vedo una mangiatoia, quindi dovremmo essere salvi. Lui ora si nutre dalla mangiatoia. Ok, allora scusami, ma vorrei togliermi questo cruccio, questo dilemma esistenziale.
Ah, questi sono Knight. Io l'ovetto l'ho preso da qui. L'ho preso da lei, signora, vero? Cioè, mi sa che le abbiamo fatto uno scambio di culla. C'è un cugino. Lo so, non mi guardi così, non è colpa mia. Io non so che farci. Io sono sicura di aver preso il suo ovetto e di averlo fatto schiudere. Vabbè, ci beccheremo una bella denuncia per sta cosa. No, dai, ma. No. No, vabbè, dai, è arte. Cioè, nel senso, cosa ti aspetti? Se non la fregatura ogni tanto. Va bene, per ora i cuccioli li lasciamo crescere qui. Sono vicino alla mangiatoia, vicino a mamma e papà. Dovrebbe andare tutto bene. Sì, sta mangiando dalla mangiatoia. Ottimo, ottimo. Mi piace che si svezzano molto in fretta questi cuccioli. E allora mi sa che noi la chiudiamo qui. Allora, aspetta che mi prendo Crypto, che così facciamo. Anzi, no, non mi prendo Crypto. Abbi pazienza, ma cerchiamoci una femminuccia che corra. O un maschietto, lui. Molto bene. Ah, ci facciamo la chiusura con lui. Woohoo! È un peccato che quando salta poi non possiamo cambiare direzione, però. Sì, direi che questa è una bellissima inquadratura per la chiusura. Guarda quanto è strafigo sta creatura. Cioè, non è super meravigliosa? Va bene, ragazzoli, allora, come stavamo dicendo, direi che possiamo terminare questo infinito episodio fatto a pezzettini di Ark. Mi raccomando, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo episodio! Baci e abbracci a tutti, ciao ciao!